Edizione straordinaria, tutte le uova sono scomparse, pasticcerie, bar, ristoranti bloccati, mancano le uova nella Valle del Sele, tutti i supermercati sono in tilt. Chi ha rubato le uova di Pasqua? Verrà Pulcina Pasquina a salvarci? Sono state inviate in missione riservata dal coniglio grand'orecchio della Pasqua e di più, per svelare il gran mistero e risolvere il caso di un furto strepitoso grande proprio così. Chi ha rubato le uova di Pasqua? Chi ha rubato le uova di Pasqua? Dici cosa si può fare per trovare dove sono? Una Pasqua senza uova può succedere mai? Non ci sono per colorare e neppure per cucinare pan di Spagna, la frittata, zabaglione e le crepe, cipollette, uova sode, alla cocca, al pergamino, polpettoni, pasta fresca, tanti dolci e soufflé. Chi ha rubato le uova di Pasqua? Chi ha rubato le uova di Pasqua? Dici cosa si può fare per trovare dove sono? Una Pasqua senza uova può succedere mai? Un'indagine a tappeto, mare e monti rastrellati, la Pulcina in missione un indizio troverà. Un uovetto può nascosto dalle foglie giù nel bosco, poi l'impronta nella terra di due noti truffatori. Chi ha rubato le uova di Pasqua? Chi ha rubato le uova di Pasqua? Dici cosa si può fare per trovare dove sono? Una Pasqua senza uova può succedere mai? Ida Birichida si trovava accanto al fiume calcolando delle cifre con il gallo Coco Day. Alla vista di Pulcina si sono messi a scappare, ma il pesce poliziotto con la rete li fermò. Chi ha rubato le uova di Pasqua? Chi ha rubato le uova di Pasqua? Dici cosa si può fare per trovare dove sono? Una Pasqua senza uova può succedere mai? Dove andate, gran porfanti? Cosa pensavate fare? Rovinare la nostra Pasqua con quel atto perfido? Le cucine sono bloccate, tutti i cuochi frastornati, pizze, fragole e pastiere si dovranno presto far. Chi ha rubato le uova di Pasqua? Chi ha rubato le uova di Pasqua? Dici cosa si può fare per trovare dove sono? Una Pasqua senza uova può succedere mai? Voleva mostrare a tutti l'importanza delle uova e che senza non c'è senso a tutto quello che si fa. Certamente un bel compenso sarà stato ben gradito, ma scoperti siamo stati, conseguenze aspettiamo. Chi ha rubato le uova di Pasqua? Chi ha rubato le uova di Pasqua? Dici cosa si può fare per trovare dove sono? Una Pasqua senza uova può succedere mai? La bravissima Pulcina si è tanto dispiaciuta, perdonando il malfattore un'idea scogitò. Per rifarvi riportate tutto a posto come prima, e la Pasqua senza uova non esisterà mai. Abbiamo ritrovato le uova di Pasqua. Abbiamo ritrovato le uova di Pasqua. La bravissima Pulcina ha salvato il bottino. Una Pasqua senza uova non succederà mai.